Non bastano l'Unibasket, rinnovata grinta e forza di volontà per interrompere la serie negativa e tornare alla vittoria tra le mura amiche. Al termine di una partita intensa in discussione fino agli ultimi secondi e la Bramante Pesaro a conquistare i due punti in palio, fissando il risultato sul 68-63. Il Lanciano, nonostante la sconfitta, ha dimostrato comunque un atteggiamento positivo rispetto alla pessima prestazione del derby di Vasto, purtroppo magra consolazione e senza punti. Prima frazione con i rossoneri in ritardo di due lunghezze, 17-19, sempre sul filo dell'equilibrio. Unibasket rientra in gara con la giusta verve, portandosi anche in vantaggio, ma sul finale di tempo i marchigiani sono bravi a rintuzzare i tentativi dei locali, andando a riposo sul più 8 grazie ai liberi di Giampaoli e al canestro da 3 di Centis. Penultima frazione di gioco che si apre ancora nel segno dei frentani, che sull'asse dei lunghi, composta da Ranitovic e Martino, torna a far sentire il proprio alito sul collo di Bramante, raggiungendo il nuovo pari sul 47-47. Equilibrio che però dura pochissimo, con gli uomini di coach Nicolini che vanno avanti di 3 lunghezze. La partita è aperta, con entrambe le squadre in piena corsa per la vittoria. Il cronometro fila via su continui vantaggi, pareggi, passivi, con la Bramante bravissima e lucida nel momento cruciale. La gara si chiude così sul 68-63, con Pesaro che porta a casa un successo di platino che permette di agganciare in vetta Foligno e Matelica. Per l'Unibasket il classico boccone amaro. Il presidente Carlo Valentinetti. Questa partita è stata ancora più dolorosa perché c'è stata una lotta punto a punto fino alla fine e quindi si è scommesso sul finale e è andata male, perché comunque diciamo gran merito anche al Bramante Pesaro, perché comunque è stato per gran parte della partita in vantaggio e noi eravamo riusciti a riagguantarli, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta neanche questa volta. No, la squadra non è in ritiro, devono continuarsi ad allenare, riprendere un po' anche la forma e stanno diciamo in un periodo un po' diciamo di recupero, devo dire, di tutti i giocatori. Mi auguro che riescano a mettere gli attributi in campo per riuscire a riconquistare una vittoria che serve tantissimo.